24. Le ultime notizie. Sì, io volevo prima di tutto dire che, come dagli atti e dalle azioni che abbiamo fatto in questo anno, la direzione insieme a tutti gli operatori vuole investire su questa azienda così come è oggi. Tant'è vero che siamo qui oggi per presentare una nuova tecnologia che è presente in pochi ospedali del Piemonte, solo a Torino, a Cuneo, per cui si tratta di un investimento importante di 220 mila euro che sviluppa ulteriormente la nostra capacità di fare la diagnosi, e per cui queste sono le azioni che stiamo facendo. Ovviamente siamo impegnati sul fronte del nuovo ospedale, perché è importante, riteniamo che sia necessario andare ad avere un unico presidio per tanti motivi. L'ho detto già in altre occasioni, un solo presidio si lavora meglio, la legge nazionale prevede che questo territorio abbia un unico ospedale col TEA e tutte le specialità collegate, per cui l'ospedale unico è il nostro traguardo. È chiaro che per noi che gestiamo l'azienda sanitaria con tutte le difficoltà, questo percorso deve essere il più breve possibile, arrivarci prima possibile, proprio perché viviamo le difficoltà del quotidiano a cercare di garantire i servizi di qualità come è giusto che sia. Malgrado gli investimenti che facciamo, però c'è un problema soprattutto da un punto di vista del reperimento dei medici. Faremo gli atti insieme alla Regione, non appena avremo modo di confrontarci, che avrà, se è da ieri insediata, per cui c'è il tempo necessario. Ovviamente questi tempi devono essere necessariamente rapidi, perché abbiamo delle scadenze molto vicine, in particolare quella del 28 giugno, in cui dovremmo dare una risposta noi e Regione insieme all'INAIL rispetto alla disponibilità che c'è di un finanziamento molto importante che, se confermato, ci garantirebbe la possibilità di costruire questo ospedale unico di cui tanto abbiamo bisogno. Ecco, secondo lei questo finanziamento, indipendentemente dal posto dove verrà ubicato l'ospedale, potrebbe esserci oppure potrebbero essere messi dei paletti? Questo finanziamento, se rispondiamo, dovrebbe essere disponibile. Adesso io ho ricevuto il 27 maggio la lettera dell'INAIL in cui mi si comunicava questa possibilità. Si tratta ovviamente di rispondere nei tempi, e penso che questo non dipenda dall'idea, ma dobbiamo rispondere entro il 28, dopodiché si tratterà di fare tutti gli approfondimenti del caso con INAIL su come portare avanti questa operazione, di cui però anch'io sono informato da pochi giorni, per cui devo avere il tempo di vedere bene le carte e valutare con INAIL e soprattutto con la Regione, che sarà il destinatario dell'eventuale finanziamento, come procedere. Ha sentito il Presidente Cirio? No, su questo tema non ancora, per cui conto sicuramente quando avrà tempo insieme all'assessore, ovviamente sarò disponibile prontamente. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, le ha scritto per avere delucidazioni, sì. Ha risposto? Certamente, certamente ho risposto. Peraltro con il sindaco Pizzi abbiamo un dialogo costante, in questi anni ci siamo visti più volte su diversi argomenti, soprattutto quelli che condividiamo bene, sullo sviluppo della sanità di questo territorio ossolano, come con il sindaco Marchionini per quello che riguarda Verbania e il sindaco Marchioni per quello che riguarda il Cusio. Questo è un dibattito che, a suo avviso, anche per quanto riguarda gli operatori della sanità, insomma, mette un po' di agitazione, di preoccupazione, oppure la vivono tranquillamente? I nostri operatori, guardi, io, i medici, infermieri, sono tutti orientati, perché lo vivono quotidianamente, la necessità del nuovo ospedale unico per poter lavorare insieme, per avere tutte le tecnologie disponibili prontamente e per poter dare così una risposta completa ai nostri malati, senza che questi malati siano costretti a spostarsi da Verbania a Domo per ricevere delle cure
che il più delle volte oggi sono delle cure che non riguardano solo una specialità, perché le patologie di oggi sono molto complesse e quello che è una malattia di cuore, per esempio, ha delle ricadute sul rene, ha delle ricadute sui polmoni, per non parlare di tumori, che sono ormai delle patologie che noi diciamo sono sistemiche. E quando sono sistemiche vuol dire che ci vogliono tutti gli specialisti al letto del malato che possono dare il loro contributo per la cura di questi pazienti.